Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di Top Land, ciao a tutti gli amici del canale Fuori Rosa TV e del mio canale YouTube Fuori Rosa TV. Bene, allora, perdiamo 3-0 contro il Real Madrid. E niente, c'è solo da applaudire. Non si può dire nulla, ma non si può dire nulla a nessuno. I ragazzi credo che abbiano fatto una partita di sacrificio, di lotta su ogni pallone. Allegri credo che aveva imbrigliato anche bene il Real Madrid a centrocampo. Il centrocampo che era stato il nostro punto debole a Cardiff, è stato il nostro punto di forza stasera, perché Bentancur e Chiellini sono stati i migliori in campo. L'unica scelta che non è, forse che ha lasciato alla fine qualche dubbio, è l'inserimento di Barzagli al posto di Rugani. Però onestamente, devo essere sincero, questo Real è di un'altra categoria. Siamo di fronte alla più grande squadra, la squadra più forte di tutti i tempi, l'unica ad aver vinto due Champions League consecutive, e rischia di vincere seriamente la terza, perché quello che ho visto stasera è una squadra nettamente superiore a tutti gli altri. Soprattutto merito, di quel giocatore che è Cristiano Ronaldo. Io seguo anche altri sport. Ho visto giocare Michael Jordan, ho visto correre Usain Bolt. Io raramente ho visto un giocatore avere così un gap enorme col resto del mondo. Ronaldo è un marziano. Il secondo gol dice tutto, ma anche il primo, attenzione, arrivare con quella tranquillità e piazzarla d'esterno sul secondo palo è una cosa che solo pochi giocatori sanno fare, e lui purtroppo per noi l'ha fatta. Il secondo gol è un autentico prodigio, non riesco neanche a sottolineare gli errori di Buffon e Chiellini, l'incomprensione. Lì c'è solo da applaudire, fare una standing ovation enorme a Ronaldo, perché da segnalare appunto l'applauso di tutto lo stadium. Credo che sia stato uno dei più belli spot per l'Europa calcistica, questo applauso di tutto lo stadio a Cristiano Ronaldo dopo il gol, perché francamente potevano, sicuramente in altri stadi avrebbero fischiato e come. Invece questo applauso a Ronaldo, anche perché cosa gli vuoi dire? Cioè, ha fatto un gol, ho qua il fermo immagine. È andato, De Sciglio ha saltato, De Sciglio ha saltato per cercare di contrastarlo, Ronaldo con l'anca arrivava alla testa di De Sciglio. Questo fa capire l'altezza che è andato a toccare Ronaldo, cioè un mostro. Un mostro. E poi vabbè, il 3-0 è arrivato dopo l'espulsione di Dybala, che ha fatto una sciocchezza, quindi la partita mentalmente era finita lì. Sono orgoglioso di questa squadra, sono orgoglioso di questi ragazzi. Adesso subito sabato dobbiamo riprenderci, dobbiamo cercare di vincere il settimo campionato consecutivo e cercare di portare a casa la Coppa Italia, magari facendo una bella figura al Bernabeu senza bisogno magari di prendere una legnata così, magari di giocarcela al Bernabeu e cercare magari anche di vincere con un minimo scarto che darebbe comunque morale. Solo complimenti al Real, ma solo complimenti anche alla Juve. Non si può dire nulla alla società, all'allenatore, alla squadra, ai tifosi stasera. Non si può dire nulla di niente. Oggettivamente abbiamo trovato un avversario che era nettamente più forte, ma non solo della Juve, probabilmente nettamente più forte di tutto il resto del mondo. Quindi solo applausi, come ha fatto lo stadio, lo faccio anch'io. Applausi a Ronaldo e a tutto il Real Madrid. E io vi saluto, ripeto, è un video di sconfitta, ma è particolarmente non troppo amaro, perché ho visto la Juve oggettivamente perdere coi più forti. Il Real ha dimostrato di esserlo nettamente più forte, non so, ripeto, non solo della Juve, ma della stragrande squadre in Europa. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento coi prossimi video. Ciao!